Grazie Occhiello e alla sua ospite. Dal carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato trasportato proprio al Cotugno il primo detenuto contagiato in Campania, un ex deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Messina. È stato trasferito all'ospedale Cotugno Paolo Ruggirello, ex deputato dell'Assemblea regionale siciliana. L'uomo originario di Trapani era detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per associazione mafiosa. Si tratta del primo caso accertato di Covid-19 all'interno di un istituto penitenziario della Campania. Subito sono scattate le procedure per contenere il contagio. Il reparto dove l'ex deputato era recluso è stato isolato e allo stesso tempo sono stati effettuati i test rapidi su 131 detenuti e 54 agenti della polizia penitenziaria. Sul caso è intervenuto il garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello. È concreto il rischio epidemico nelle carceri, dice Ciambriello. Bisogna avere il coraggio di sostenere misure detentive alternative al carcere per alleggerire la pressione del sovraffollamento. C'è preoccupazione negli istituti penitenziari. Ricorderete un mese fa le proteste sul tetto del carcere di Poggio Reale e su quello del carcere di Forni a Salerno. Oggi a Napoli i detenuti sono tornati a farsi sentire battendo oggetti metallici contro le sbarre e stendendo all'esterno delle celle delle lenzuola dove campeggiava una scritta: "Siamo qui per pagare, ma non con la vita". Abbiamo temuto il peggio, ma